Ciao a tutti cari amici, bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, andiamo a vedere oggi cosa farà questa persona a breve nei vostri confronti, com'è che si comporterà questa persona. Io vi ricordo che sono interattivi, quindi sono stese generali, vanno prese con le pinze perché non sono consulti privati, ma sono costituiti da tante energie, siete in tanti. Ci sono tante le situazioni. Se volete un consulto privato potete andare in descrizione e scrivermi via mail a tarot@gmail.com, la trovate scritta sotto. E naturalmente vi ricordo anche che sono validi dal momento in cui vengono visti tutti i video che riguardano sia le canalizzazioni del pensiero che gli interattivi, non hanno scadenza, quindi se li vedete tra 10, 20, 20 anni sono comunque sempre validi. Per gli uomini che guardano, se io naturalmente parlo pensando che dall'altra parte c'è un uomo, quindi che cioè, si stia pensando a una persona di sesso maschile, ma sono video che vanno bene per tutti, okay? Per tutti i tipi di coppie. Quindi cercate di girare eventualmente le parole. Io vi lascio qualche secondo, scegliete a distinto la variante che più vi attira. Qua abbiamo la farfallina rosa e azzurra e la farfallina gialla e arancione. E poi con le nostre Lenormand andiamo a vedere com'è la situazione. Allora, parto subito con la variante numero 1 che metto qui. Vi ricordo che se non vi è bastato il tempo potete stoppare. Andiamo a vedere cosa fa a breve questa persona verso coloro che hanno scelto la variante 1, quindi nel gruppo 1. È un interattivo flash, quindi facciamo una cosa abbastanza rapida, perché purtroppo ho anche difficoltà di caricamento. Vediamo in questa persona cosa farà a breve nei vostri confronti. Allora, diciamo che al momento questa persona è un po' in balia delle situazioni, della condizione che è andata a crearsi tra di voi. Qui per alcuni di voi potrebbe esserci stati dei litigi, delle incomprensioni, delle difficoltà e al momento diciamo che questa persona non sa come sbrogliare la situazione, è un po' in alto mare, diciamo, un po' confusa. Vuole un cambiamento, vuole venire verso di voi, però ha delle grosse difficoltà. Cosa farà a breve questa persona? Sicuramente vi scrive, qua abbiamo la lettera, è una persona che vuole comunicare con voi e lo farà anche improvvisamente, quindi diciamo che non ve lo aspettate che questa persona comunica. Perché vi comunica con voi? Allora, se avete litigato, senz'altro riguarda un litigio, ok? Qui potrebbe esserci l'allontanamento perché dietro abbiamo questo battello che mi parla di viaggi, di spostamenti, di allontanamenti ma anche di ritorni. Quindi cercate un attimo di cucire in funzione della vostra situazione. Sicuramente ci sono contatti improvvisi, potrebbe esserci anche una litigata improvvisa che andrà risolta con una comunicazione, ma per alcuni di voi, se siete distanti, questa persona non ce la fa più a starvi distanti, è frustrata perché questa persona vi desidera anche sessualmente, ok? E quindi vuole entrare in contatto con voi. Vediamo che altro farà questa persona nei vostri confronti a breve. Come si comporterà questa persona a breve, questa persona com'è che si comporterà? Sì, allora, sì, questa persona è in ansia per quello che è successo tra di voi, per la situazione che c'è tra di voi. Qui teme anche un po' di perdervi, cioè se qua vi siete allontanati, questa persona potrebbe aver paura che ci siano altre persone in mezzo, che un po' vi portino distante da lui, cioè ha paura che qualcuno vi rubi. Ha paura che ci sia qualcuno anche che disturba il ripensamento, il ritorno verso di lui, i pensieri che avete voi verso questa persona, ok? Quindi ha dei timori, ha delle ansie, delle insicurezze anche. Cos'è
che vuol fare, vuole cambiare la situazione, vuole che le cose migliorino qua, vuole dare un taglio improvviso a quello che è andato a crearsi verso di voi. Qua riemerge il desiderio di comunicare e vuole far luce su qualcosa. Quindi se avete litigato qui, vuole riconciliazione, vuole chiarire, chiarire, chiarire. Sicuramente viene a portare calore, ok? Ma soprattutto proprio chiarezza di intenti mi fa pensare qui. Perché questa persona vi considera importanti, vi desidera, vi sente proprio vicine a livello affettivo, ok? Con queste stelle. Brillate nella sua vita, siete la stella che illumina il suo cammino. Okay? Quindi questo è quello che farà per la variante 1. Va bene, ragazze, scrivetemi nei commenti, ditemi naturalmente se l'ascesa ha risuonato con voi. Io intanto vi do un abbraccio, vi invito a mettere mi piace, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina, così vi arrivano come sempre tutte le notifiche dei video che carico. Passo adesso alla variante numero 2, quindi per coloro che hanno scelto la farfallina gialla e arancione. Andiamo a vedere in breve cosa farà questa persona nei vostri confronti, come si comporterà. Andiamo per coloro che hanno scelto la variante 1, 2, scusate, come si comporterà questa persona, cosa farà? Che cosa farà questa persona? Allora, questa persona vi pensa molto, vi desidera, probabilmente anche vi sogna. È una persona che vi considera proprio il centro della sua esistenza. Qui abbiamo le stelle, quindi diciamo che in mezzo a tante opportunità che questa persona ha, voi vi distinguete, perché brillate ai suoi occhi, siete bellissime, siete attraenti, siete interessanti, anche creative probabilmente. Qui è una persona che vi pensa molto, soprattutto di notte. Cos'è che farà nei vostri confronti? Questa persona vuole stare bene, vuole trovare una serenità, un equilibrio, vuole venire da voi, siete in centro della stesa, quindi per voi siete molto importanti per questa persona. Cos'è che vuole fare? Vuole rendervi felici, solari, vuole vedervi sorridere, vuole vedervi star bene, vuole che tra di voi ci sia calore, ci sia condivisione, generosità. È una persona che vuole piantare le radici e creare un equilibrio emotivo con voi, oltre che stabile. Vuole creare un rapporto rigoglioso dove possano nascere i frutti di questo rapporto, ok? Vediamo che altro farà questa persona nei vostri confronti. Coloro che hanno scelto la variante 2, cosa farà questa persona? Allora, qui per alcuni di voi, se sapete che questa persona ha una relazione ufficiale, qui sappiate che diciamo questa persona vuole fare un cambiamento importante, vuole allontanarsi dalla famiglia che non è al momento, cioè non lo appaga. Diciamo che questa persona ha creduto molto in questo rapporto ufficiale che ha cercato di fare del suo meglio per creare una situazione positiva, una realtà appagante, ma nonostante ciò all'interno di questa casa che lui ha non sta bene, non c'è serenità, ok? Probabilmente ha anche figli questa persona, per alcuni di voi. Cos'è che farà? Farà un cambiamento. Questa persona se ne vuole andare da questa situazione. Ci sono ben due carte che mi parlano di allontanarsi, andarsene. Questa persona deve fare questo cambiamento molto importante e faticoso, molto faticoso, perché qua deve superare anche lotte, probabilmente litigi, sacrifici, e ha ansia. Questa persona è preoccupata. È preoccupata perché forse non ha sufficiente fiducia nel fatto che voi lo possiate aspettare, ok?
paura che qualcuno possa impossessarsi di voi. Però questa persona vuole venire da voi e vuole intraprendere una nuova strada, un nuovo cammino con voi, ok? Qui è anche una persona che ha intenzione comunque di comunicare, se non addirittura di fare un incontro, però è, ha un po', teme un po' voi se non siete impegnate, cioè scusate, se l'altra persona sapete che non è impegnata, teme un po' la vostra reazione per questo cambiamento. Se invece sapete che è impegnato, al momento diciamo che ha paura di fare un cambiamento, ha paura anche se lo farà, perché alla fine troverà il coraggio, però sì, non sarà una cosa facile per questa persona, perché lo vedo molto in ansia, molto preoccupato, soprattutto verso di voi. O non è sicuro di quello che provate, non è sicuro della vostra fedeltà, diciamo così. O teme che mentre lui sta lottando per affrontare tutti questi ostacoli da superare, voi possiate guardare oltre, possiate andare verso altri lead, insomma. Va bene, variante 2, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito come al solito a mettere mi piace, ad iscrivervi al canale e ad attivare come sempre la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico e dei post che scrivo in community. Io vi do un abbraccio grande, vi ricordo che sotto in descrizione trovate la mail se volete scrivermi. E niente, io concludo il video così e vi do un abbraccio e vi aspetto con i prossimi interattivi.